Marcel, al Barbera contro il Palermo, l'Ascoli è stato autore di una prestazione maiuscola, ha interrotto una serie positiva che durava per il Palermo da 31 gare in casa. Un inizio che è stato molto simile rispetto a quello dello scorso anno, quando l'Ascoli aveva inanellato tre risultati utili consecutivi. Sì, è stata una partita molto bella, molto importante, giocata a viso aperto, come ha detto il mister. Sappiamo che possiamo fare male a tutti quando siamo uniti e facciamo quello che sappiamo fare bene. Escono delle partite come a Palermo e speriamo siamo convinti di poter continuare così. Niente. Hai chiuso la partita con una vistosa fasciatura al volto. Come stai? No, alla fine ho preso una gomitata, mi si è aperto un po' sopra l'occhio, ma niente di grave, già quasi non si vede più niente, quindi sto molto bene. Nonostante la vittoria, se vogliamo guardare quello che non ha funzionato, torniamo ai due gol incassati perché si tratta degli sviluppi di due calci piazzati e c'è stata una disattenzione da parte della retroguardia. Ma sì, abbiamo su due partite che prendiamo questi gol su calci piazzati, ma dico sempre quando l'avversario calcia bene, attacca bene, non è facile anche quando magari sei fisicamente migliore, perché poi eravamo fisicamente messi meglio di quelli del Palermo a livello di centimetri, però erano molto pericolosi sul calcio d'angoli, poi quando battono comunque tanti e gli unici pericoli che sono arrivati erano questi sui piazzati, ci può stare, però sicuramente dobbiamo migliorare, ma non è una colpa dei, diciamo, difensori, perché alla fine su calcio d'angolo difendiamo tutti insieme. A fare il tifo per te e per l'Ascoli c'erano anche i tuoi genitori che indossavano la maglietta proprio dell'Ascoli, incuranti di essere fra i tifosi del Palermo. Sì, mi hanno fatto la sorpresa i miei genitori e sono molto contento perché poi hanno visto, era la prima partita che hanno visto poi per il Covid e tutti i problemi che ci sono stati. La prima in assoluto? Sì, perché col fatto che era difficile ai primi anni, no? Ai primi tempi venire in Italia per i vaccini, cose del genere, è stata la prima partita, è un po' particolare perché hanno tirato fuori queste maglie in mezzo a tutte quelle del Palermo, però è andata bene, hanno passato una bellissima serata, è importante questo. Sei alla tua terza stagione in maglia bianconera, come ti stai trovando quest'anno? Tu nell'ultima intervista avevi parlato anche della tua voglia a un certo punto di smettere prima di arrivare all'Ascoli. Oggi come stai mentalmente? Sto sempre meglio, mi sento a casa, come avevo già detto in passato, questi colori, questa piazza rispecchia anche un po' il mio modo di essere. È molto importante quando sei in una squadra, in un ambiente dove ti senti a casa, no? Ben accolto, quindi riesci a dare il massimo. Sono molto contento che sono qua da 3 anni e spero di farne altri. Qual è il tuo giudizio sul centrocampo bianconero? Con Caligara e Collocolo ormai siete un terzetto molto affiatato già dallo scorso anno. Sì, no, conosco bene ormai tutti, cioè loro soprattutto, abbiamo fatto tante partite insieme. Li conosco a memoria, ma possiamo migliorare ancora tanto. Però la mentalità è la voglia di fare è quella giusta, poi abbiamo anche altri elementi nuovi che sono molto forti. Questo è importante per una squadra, come ho già detto, che abbiamo non solo 11 titolari, abbiamo tanti titolari. Questo lo sento proprio che quest'anno la squadra, secondo me, è ancora più forte. Che gruppo sta nascendo anche in funzione dei ragazzi nuovi che stanno arrivando in questi giorni? Domani si chiuderà il mercato. Finalmente si chiude perché anche per trovare una certa tranquillità che comunque abbiamo già, perché
però è sempre meglio finire questo periodo perché non aiuta nessuno. Però sono molto contento di quelli che sono arrivati perché aggiungono sia qualità che quantità, fisicità. Il gruppo è bellissimo, come era già l'anno scorso, ma secondo me è uguale se non meglio, diciamo, perché poi che il mister è molto bravo, è molto uno che come si dice, guarda molto queste cose anche a livello umano. E quindi siamo tutti contenti di lavorare, di giocare qua. Quest'anno l'Ascoli ha cambiato modulo rispetto alle ultime 2 stagioni. Come ti stai trovando con questo modulo? Tu hai detto si gioca più in ampiezza, avevi detto a chi te l'aveva chiesto di recente. Sì, spero che ho detto giusto. No, mi trovo bene, è un po', cioè alla fine è un po' diverso perché il mister vuole giocare più a palla, la palla a terra, più calcio e ci sta, perché se fai una squadra con giocatori forti devi interpretarlo così. Poi stiamo lavorando anche su altro, perché no, non è che poi uno può avere solo il possesso palla e si vince la partita così, ci vuole tanto. Però mi trovo bene col modulo e come lo vuole giocare il mister. E poi alla fine, secondo me, dipende dal modulo, ma anche a volte dalla squadra come è messa in campo. E noi siamo messi bene in campo, e questo perché lavoriamo tutti i giorni e ascoltiamo quello che dobbiamo fare. Sabato arriva un Cittadella scottato dall'ultima partita con il Venezia perché stava vincendo e è stato ripreso proprio negli ultimi minuti. Un Cittadella che è sempre più una realtà consolidata in Serie B e che lo scorso anno ha concesso solo un punto tra andata e ritorno all'Ascoli. Sì, il Cittadella è una squadra molto fastidiosa, con giocatori di quantità, scusa, di qualità, e hanno questo loro modo di giocare molto di aggressività. Molto con spazi stretti così, sanno benissimo cosa fare, anche perché se no non fai tutti questi anni in queste zone importanti della Serie B, sempre lì in zona playoff tranne l'anno scorso. Però io dico sempre, sappiamo, rispettiamo loro, ma dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare noi in campo, e penso che anche altri potrebbero avere un problema. Il tuo ultimo gol in maglia bianconera risale al marzo scorso, il gol vittoria a Ferrara dell'Ascoli. Prima di quello avevi segnato proprio al Cittadella la stagione precedente, quando il secondo gol, soprattutto al Del Duca. Sì, mi ricordo bene, sono stati bei momenti. Spero di rifare qualche gol, che aiuta sempre alla squadra, a tutto, però ho altre cose da pensare, quindi sono contento se li fanno gli altri. L'ultima domanda sul campionato in generale, dall'alto della tua esperienza fra Serie A e Serie B, che campionato vedi? Finora nessuna squadra guida a punteggio pieno la classifica. Sì, è un campionato molto forte, ma l'ho visto già anno per anno, è sempre migliorato. Se guardo indietro, non so, 10 anni fa, quando ho fatto i primi anni in Serie B, non c'era questo equilibrio, queste squadre così forti. Magari c'erano due o tre che giocavano sempre per vincere, gli altri si staccavano, ma quest'anno è già da un po' di anni che è difficile dire chi sale, chi può retrocedere. Secondo me quest'anno qua è il primo anno dove veramente c'hai 9-10 squadre che lottano. È molto bello perché campionato più bello da seguire, secondo me, perché non sai mai cosa succede. Grazie. Prego.